Caro saluto a tutti i nostri radio web ascoltatori da parte di Luigi Pasculli. Domani sera si giocherà la partita Juventus-Roma, sicuramente uno dei match più attesi da una parte e dall'altra. Il match tra la Roma e la Juventus rappresenta sicuramente una rivalità storica radicata nel tempo e che si è accesa soprattutto a partire dagli anni 80 in poi. È un match che vale l'alta classifica, sia la Roma che la Juventus sono in una buona forma fisica, va detto che la Juventus si sta sicuramente riprendendo quello che ad inizio campionato le è un po' sfuggito di mano, una condizione fisica non ottimale che adesso sta salendo, una concentrazione, una voglia, una disponibilità da parte dei calciatori di Allegri che nel tempo è cresciuto. Stesso discorso si può fare comunque per la Roma che nonostante la delittuosa eliminazione dalla Coppa Italia, di cui tra poco parleremo, va a Torino con la consapevolezza di poter fare un risultato importante. Facciamo quindi un passo indietro, torniamo a qualche giorno fa, l'eliminazione da un certo punto di vista inaspettata in Coppa Italia per mano del Torino, risultato di 2-1 a favore dei Granata. Di Francesco oggi in conferenza stampa ha sottolineato come a caldo ha sbagliato probabilmente a dire che si sia trattato esclusivamente di sfortuna il fatto di aver perso la partita. I numeri dicono in effetti insomma, che la Roma ha avuto le sue buone occasioni, c'è stato un calcio di rigore sbagliato da parte di Dzeko, un palo da parte di Schick, una traversa di Al-Shaarawy, 21 tiri con 10 o 11 nello specchio della porta. Chiaramente il Torino ha fatto la sua partita con le ripartenze, una squadra decisa comunque. La Roma, chiaramente va sottolineato, Di Francesco ha scelto di partire con una formazione estremamente piena di, non voglio dire riserve, ma comunque di calciatori che in campionato non fanno parte spesso dell'undici base. Una squadra dignitosissima, probabilmente però il turnover è stato esagerato, 9-10 giocatori dell'undici base erano infatti presenti nella squadra che poi ha perso con il Torino. Non è tanto probabilmente un discorso di uomini quanto di reparti, perché ad esempio la linea difensiva era formata da Bruno Perez, Juan Jesus, Moreno e Emerson Palmieri al rientro dal primo minuto dopo 6 mesi e mezzo dall'infortunio contro il Genoa. Questa linea difensiva non si era mai vista e probabilmente mai si vedrà in campionato. Probabilmente si è pagato dazio in Coppa Italia. E purtroppo, insomma, sappiamo benissimo che questa eliminazione non ci permette di fare sogni di gloria su una competizione che alla Roma è tanto cara e si aspetta da tanto, tantissimo tempo probabilmente la stella d'argento, ovvero la decima Coppa Italia dal 2007-2008. Si deve vedere però ormai al campionato perché la stagione della Roma rimane comunque molto più che buona, si è passato il turno di Champions, si va a giocare a Torino a testa alta, ricordiamo, dato importante, la Juventus, la Roma da quando esiste lo Juventus Stadium, quindi dalla stagione 2010-2011 è sempre uscita sconfitta da questo stadio, c'è da sfatare questo tabù. Inutile negare insomma, che da parte della squadra giallorossa, del mister e di tutti i calciatori c'è la convinzione di poterlo fare, ma chiaramente ci sarà bisogno di una prestazione importante. L'undici che dovrebbe scendere in campo è completamente differente rispetto a quello che abbiamo visto in campo nella partita di Coppa Italia contro il Torino. Dovremmo vedere Alisson in porta, Florenzi e Kolarov sulle fasce esterne, mentre in mezzo alla difesa torneranno il comandante Fazio, l'eroe della partita contro il Cagliari, e Manolas. In mezzo al campo sicuri del posto De Rossi e Nainggolan, il terzo posto come mezzala destra se lo giocano Strootman e Pellegrini. In attacco qualche dubbio, sicuramente presenti Dzeko e Perotti, l'ultima maglia se la vanno a giocare El Shaarawy e Schick. Schick, dobbiamo parlare assolutamente di questo ragazzo, dopo un paio di partite da titolare sta finalmente pian piano crescendo di condizione e sta dimostrando di essere un calciatore che ha nei piedi una potenzialità enorme, un calciatore
l'ambasciatore pagato, sì, è vero, 42 milioni di euro, quindi una cifra molto molto importante, ma lo stiamo vedendo, è un ragazzo che ha una tecnica di base veramente sopraffina, che riesce a far salire la squadra, che sa fare anche il ruolo di esterno sacrificandosi. Chiaramente manca un po' in continuità e in condizione fisica, proprio perché fino a 2 settimane fa non l'avevamo praticamente mai visto, se non nei 15 minuti a settembre contro il Verona. Ma insomma, è un giocatore straimportante. Probabilmente quello che manca alla Roma in questo momento è un calciatore come Momo Salah, che ricordiamolo in Inghilterra è capocannoniere, è un calciatore in grado di saltare l'uomo, di creare la superiorità numerica, un professionista esemplare, un assistman, i numeri erano dalla sua parte, negli ultimi 2 anni ha segnato tantissimo, ha sfornato tantissimi assist, nell'ultima stagione ne ha beneficiato molto anche Dzeko, a cui manca un calciatore come Salah. Però le armi a disposizione ci sono, perché insomma tra Perotti, tra Shaarawy, lo stesso Schick, De Frel, che purtroppo non riesce a guarire da quel problema che ha avuto in Roma Spal, quella contusione alla rotula che lo tiene ormai fermo da quasi 3 settimane. Ecco cosa manca alla Roma, e sicuramente i gol di De Frel, anche quelli di Under, che pur dimostrando di essere un calciatore che può avere delle potenzialità importanti, deve ancora crescere molto dal punto di vista fisico, ma soprattutto dal punto di vista mentale, perché ad esempio con il Torino ha avuto una grandissima occasione, ma non se l'è sentita di tirare con il piede destro, che non era il suo piede. E in generale c'è anche da recuperare mentalmente un calciatore come Dzeko dopo l'errore dal dischetto contro il Torino. Sembra esserci una maledizione dagli 11 metri. In una settimana due errori pesanti, uno più pesante dell'altro, perché poi alla fine quello di Perotti contro il Cagliari è stato tra virgolette cancellato dalla rete all'ultimo minuto di Fazio, mentre quello di Dzeko contro il Torino ha portato insomma all'eliminazione. Chiaramente non è stato il calcio di rigore l'elemento fondamentale che ha portato all'eliminazione, perché nel primo tempo la Roma non ha giocato una partita diciamo all'arrembaggio, però chiaramente quella rete avrebbe riaperto ancora prima la partita, e sicuramente l'inerzia del match sarebbe stata differente. Tornando alla partita di Torino, c'è da dire che questa squadra ha grandi mezzi, grande consapevolezza, ma allo stesso tempo la Juventus sta ritrovando il migliore Higuain. C'è Mandzukic che, nonostante un problema al polpaccio, recupererà, è stato recuperato Cuadrado, così come Chiellini. Non sarà semplice fare il risultato pieno a Torino, ma insomma la classifica in questo momento dice che la Roma è lì. Manca, è vero, manca di una partita, quella di Genova con la Samp, che verrà recuperata il 24 di gennaio, ma sappiamo benissimo che ad oggi questa è una classifica comunque importante. Certo, è innegabile che la trasferta di Torino non segnerà inesorabilmente il destino della Roma, ma l'inerzia del campionato potrebbe subire un'involuzione, un'evoluzione positiva o una sorta di involuzione nel caso in cui dovesse esserci un risultato negativo. Credo, a sensazione, che ci siano tutti i presupposti per poter uscire da Torino con un risultato positivo. Allo stato attuale delle cose non me la sentirei di firmare per un pareggio, ma chiaramente se dovesse poi uscire il segno X dalla partita di Torino, chiaramente non lo disdegnerei. È una di quelle 3-4 partite in cui un pareggio sicuramente è un risultato assolutamente positivo, considerando soprattutto che la Juventus in questo momento è probabilmente nel suo miglior momento di forma fisica. Non resta altro che aspettare e godersi lo spettacolo dello Juventus Stadium sabato alle 20:45. Io personalmente faccio i miei auguri migliori di Natale a tutti i nostri radio web ascoltatori, a Roberto De Angelis, al mio caro amico Roberto,
E naturalmente speriamo tutti che Babbo Natale sotto l'albero ci faccia trovare i 3 punti. Chiaramente non sarebbero 3 punti come gli altri, perché fatti a Torino contro la Juventus vorrebbero dire farci trascorrere un Natale veramente speciale. E quindi noi tutti tifosi romanisti idealmente speriamo che questo possa essere il vero regalo. Detto questo, auguro a tutti nuovamente un sereno Natale, sempre un grandissimo forza, forza, forza magica Roma. A risentirci nei prossimi giorni. Un caro saluto a tutti da parte di Luigi Pasculli.